Cari amici, buon cammino di Quaresima. Possiamo dire di essere nella pienezza di questo cammino ormai. Spero sia fruttuoso, ci faccia gustare la gioia di stare con il Signore. Nelle tre domeniche che seguono, o meglio, in questa domenica e nelle due che seguono, non leggiamo il Vangelo di Marco. Leggeremo tre brani del Vangelo di Giovanni. E sono tutte e tre dei brani che ci portano a una verifica radicale di fede. Se la Quaresima è il tempo paradigmatico della vita cristiana, si tratta di vedere in che situazione siamo, a che punto del cammino siamo, come stiamo muovendo i nostri passi dietro al Signore. Nel Vangelo di oggi, che sentiremo fra qualche momento, Gesù sale a Gerusalemme per la prima delle tre Pasque, alle quali ha partecipato durante la sua vita pubblica. È proprio l'Evangelista Giovanni a informarci di queste tre Pasque. La terza è quella nella quale Gesù dona la sua vita per noi. E durante questa prima Pasqua, Gesù compie un gesto forte e provocatorio che esige la necessità di un chiarimento da parte dei giudei suoi interlocutori. La provocazione è quanto mai sintomatica. Gesù fa capire che il culto del Tempio è concluso. Anzi, quel culto ha manomesso il vero culto, facendo della casa del Padre un mercato. Si può, più o meno consapevolmente, rendere il culto, cioè vivere il nostro rapporto con Dio, come realtà sgradita ai suoi occhi. Oggi si mercanteggia la fede in Dio con un vago senso di Dio, si mercanteggia la scelta di Dio con un'adesione a Lui superficiale e insignificante, si fa della propria fede una questione o meno di interesse. Si vive una religione senza conoscerne e parteciparne l'anima. Ascoltiamo la pagina evangelica e poi coglieremo qualche indicazione per la nostra vita. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e là, seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate dalla casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro: «Distruggerete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu resuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordavano che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno
che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Quello che Gesù ha compiuto, l'abbiamo sentito, provocando lo sdegno dei responsabili del Tempio di Gerusalemme, viene raccontato nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, all'inizio della settimana che culminerà nella sua passione, morte e risurrezione. Invece l'Evangelista Giovanni racconta questo fatto all'inizio del Vangelo. Gesù ha appena compiuto il miracolo a Cana di Galilea, ha manifestato la sua gloria, i suoi discepoli credono in lui e poi sale a Gerusalemme. E in quel miracolo a Cana di Galilea Gesù annuncia che la relazione con Dio è una alleanza nuziale, quello che è venuto a proporre, a celebrare con noi è l'alleanza nuziale. È chiaro che a questa relazione nuziale non corrisponde più il culto del Tempio, che Gesù contesta proponendosi come nuovo Tempio. Distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Ecco, il tempo quaresimale è il tempo della scelta di Dio. Oggi siamo assaliti e condizionati da molteplici sapienze e interpretazioni della realtà, a volte in contrasto tra loro. In altri casi, la nostra relazione con Dio è fatta di confusione, di conoscenza superficiale della fede che diciamo di vivere. Vedete, mi colpisce la conclusione del Vangelo di oggi. Gesù non si fidava di loro, conosceva quello che c'è nell'uomo. Dio non si fida del nostro culto se è un imparaticcio di usi e di abitudini che vedono il nostro cuore lontano da Lui. Quello che il Signore ci chiede è di aderire a Lui e al suo cammino di vita non solo con una coerenza morale, ma come scelta affettiva, non solo come scelta ideologica. Noi seguiamo i grandi valori del Vangelo, ma come decisione del cuore, come gioiosa adesione a Lui. Vedete, quello che manca oggi alla nostra fede, per dirla con un linguaggio che potrebbe sembrare arcaico, è il santo amor di Dio. Non abbiamo amore per Dio. La prima lettura che la liturgia di questa domenica ci propone descrive, ripresenta in una forma molto solenne, peraltro, i 10 comandamenti. E c'è un passaggio decisivo per poterli vivere e per esprimere nella loro osservanza l'adesione vera a Dio. Sono un Dio geloso che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Dio ci chiede amore per Lui. Ecco il culto nuovo che Gesù inaugura. Egli si offre per amore del Padre. La misura dell'amore è la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione. Il mistero pasquale è il culto nuovo, quello nel quale e per il quale anche noi diventiamo
offerta gradita al Padre, perché sposiamo la sapienza della croce, di cui parla la seconda lettura di questa domenica. Dal crocifisso, dal Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio, scaturisce il culto nuovo. Certo, il Vangelo ci fa notare che solo dopo la risurrezione di Gesù si arriverà a fare memoria e ad accogliere quello che Lui ha detto e ha vissuto. Gesù risorto presenta al Padre l'obbedienza del suo sacrificio sulla croce e dona lo Spirito perché sia nuovo e vero il culto che innalziamo a Lui. La parola culto deriva dal verbo latino colere, che significa coltivare, trattare con rispetto, onorare, venerare. Tutto deve essere fatto con amore. Gesù ci porta così a capire che quello che conta è l'amore per Lui e per il Padre suo. Questo rende vero il nostro culto, lo rende culto che nasce dal cuore. E allora chiediamo in questa Quaresima di arrivare a conoscere l'amore di Dio, l'amore per Dio e ciò di cui abbiamo oggi soprattutto, prima di ogni cosa, una grande necessità.